Per me donna vuol dire tante cose. Se mi dici donna, io ti dico corpo, ciclo, figli, mamma. Mamma. Famiglia, casa, vita, amica, moglie, centro dell'universo, fondamenta, radici, albero, forti e potenti. Vuol dire accoglienza, vuol dire apertura. Lavoro, viaggi, amore, intelligenza e cura. Amore e speranza. Ma dico anche morte e violenza. Vuol dire saper gestire la complessità e sopportare il dolore per amore. Ho in mente un'immagine di una contadina che ara la terra con il suo bimbo sulle spalle. La bellezza. C'era una donna semplice ma straordinaria. Una donna buona e dolcissima. È partita dall'Eritrea circa 40 anni fa. Che è venuta in Italia, aveva 24 anni. Insieme ai suoi genitori, aveva 15 anni. Che aveva, come tutte le donne, tantissimi sogni. Che negli anni, inizio degli anni 60, emigrò dalla Sicilia, dalla terra della Sicilia, a Milano. Si è sposata molto giovane. Prese un treno, arrivò alla stazione centrale di Milano. È cresciuta insieme alle italiane. Qui trovò lavoro. Si è messa a lavorare per le donne. Costruì il suo ruolo di donna, la sua emancipazione come donna. Fino ad arrivare a diventare consigliera del Comune di Milano. Adesso ha 45 anni, ha fatto figli qua in Italia. Ha vissuto una vita molto lunga, molto, molto faticosa fino alla fine. Una donna che... E mi ha augurato buona vita. Mi mise al mondo e mi insegnò ad amare. Che diceva che se educhi un uomo, educhi un individuo. Mi disse di non credere a tutto, ma di utilizzare un senso critico sempre. Se educhi una donna, educhi un popolo. Questa donna si chiamava Carolina ed era mia nonna. Questa donna era mia zia, la mia zia Rosetta. Si chiama Ainon Marikos. Rita Levi Montalcini. Questa donna è un passaggio importante. Tantissime. Parità vuol dire diritto, essere liberi. Parità nel poter esprimere le proprie diversità. Per me parità vuol dire riconoscere, apprezzare, valorizzare le differenze. Uguali e diversi. E dico che non c'è ancora. La vedo un po' lontanina. Ci vuole ancora molta strada per arrivare a quello. È importantissimo far leva sulle nuove generazioni. I bambini dovrebbero avere degli esempi concreti quotidianamente sulla parità, sul rispetto delle donne e sulla parità. La parità arriverà grazie al nostro lavoro tutti insieme. Direi la base su cui costruire grandi altezze. Fragile, opulenta, fragile donna. Opulenta donna, matrice del paradiso. Sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio. Malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione, spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore. Che però grida ancora vendetta. E soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire. E taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Il tuo canto d'amore. Thank you.
la parità arriverà.